Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor. Siamo di nuovo su My Hero Academia The Strongest Hero. E oggi c'è stato l'aggiornamento. Oggi 6 luglio. Non ci posso credere, perché è un aggiornamento fantastico. In realtà c'è una nota negativa. E ho due notizie fantastiche e una negativa. Quale vi dico prima? Quelle positive o quelle negative? Quella negativa. Allora, ci sono i developers, i devs, chiamiamoli così, che praticamente non hanno voglia di comunicarci quello che fanno uscire nelle patch note. Quindi negli aggiornamenti noi dobbiamo scoprire quello che hanno cambiato, quello che succede, quello che... Non lo so, non è una cosa normale. Cioè, prima fai uscire l'aggiornamento scritto, cioè ci scrivi su Twitter, in game, quello che vai a cambiare, e poi fai l'aggiornamento. Così funziona di solito. Anche perché così magari vedi subito il feedback della community. Se dici mettiamo una cosa, no, non ci piace, magari rivaluti. Ecco, non sempre, però a volte ci potrebbe stare. Quindi questa è la nota negativa della cosa. Ma due note super, super positive per questo aggiornamento. Non ci potevo credere neanche io, infatti ci ho cliccato senza neanche sapere cosa fosse. Se andiamo su Recruit, andiamo sul banner base, ragazzi, abbiamo una singoletta gratuita al giorno. Infatti l'ho già fatta, perché ho detto, ma cos'è sta roba? Non ho letto da nessuna parte, l'ho già fatto, ci ho cliccato, l'ho fatto. E quindi è fantastica come aggiunta. Abbiamo un ticket gratis al giorno, che può sembrare niente, ma è più, sono 250 Hero Coin al giorno gratis, sono tanti. È una bella cosa, è un buon inizio, ci stiamo avviando verso un modo di giocare un po' più free to play. Quindi tutti quei PG, ad esempio io sono a 27 ripeti, a 30 troverò un PGA, magari mi esce Ida, quindi lo potenzio ancora di più, mi esce Urara che lo potenzio ancora di più. Fighissima come cosa. Quindi mi raccomando, ragazzi, di sfruttare questa cosa, loggato ogni giorno. Ma passiamo subito alla seconda notiziona di oggi. Seconda notiziona è proprio lui. Colui che uccide gli Heroes, eccolo qua, Stain, Little Killer. Non sappiamo ancora niente di lui in realtà. C'è ovviamente il suo gameplay, lo sappiamo, sappiamo le sue spell, sappiamo tutto, ma non sappiamo niente per quanto riguarda quello che intendevo io. Sono i danni, sono i numeri, quindi... Perché tutti i PG finora sono stati cambiati in qualche modo, nerfati, buffati o... In alcuni versi nerfati, in altri buffati. Insomma, non si sa niente, perché Endeavor è stato cambiato per l'healing, è stato buffato per i danni, e Olmet penso sia stato nerfato, però non ho la certezza assoluta. Insomma, Aizawa pure è stato nerfato rispetto al cinese, quindi anche Stain probabilmente verrà nerfato. Chi lo sa, chi lo sa. Io quello che vi posso dire è di aspettare a pullarlo, perché comunque è un personaggio importante. Dovrebbe essere il king del PvP, in teoria si dice quello, ma PvP, come detto sempre dal signor Vapo, non è che si giochi più di tanto, quindi vedremo in PvE come fa. Aspettate che lo pull io, ragazzi. Mi pullo, mi metto io davanti, lo pullo io, almeno in singola copia, ma comunque di solito in singola copia questi vanno presi sempre per l'hero rating, quindi in ogni caso vedremo, vedremo. Però lo pullo io, vediamo i numeri, vediamo com'è e poi decidiamo tutti insieme. Domani mattina, quindi mercoledì, dato che sarà disponibile appunto dal 7 luglio, mercoledì dalle 5, noi saremo in live dalle 10, 10 e mezza e alle 11 pulleremo questo Stain. Quindi mi raccomando, mettetevi la sveglia, domani mercoledì andiamo a pullare Stain, vediamo com'è, vediamo come sono i numeri, vediamo se l'hanno nerfato, buffato e tutto quanto, perché lo troveremo sicuro dato che abbiamo 100 ticket, speriamo di trovarlo prima dei 100 ticket. Ma quindi io vi aspetto in live su Twitch, mi raccomando, il link è in descrizione, lasciatemi un commentino di cosa ne pensate di questo aggiornamento. E per me è tipo fantastico, fantastico, me piace un sacco. Stanno andando nella direzione giusta, stanno buttando dentro subito PG, mi piace, nuovi modi di singoletta gratuita, nuove robe di free to play, fantastico ragazzi, ciao, ci becchiamo domani mattina alle 10 e mezza, dai.